Ciao a tutti! Oggi prepareremo le penne tonno e pomodori secchi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, olio evo, prezzemolo, pomodori secchi sgocciolati, acqua, pasta tipo penne, tonno sott'olio sgocciolato, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il prezzemolo e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Mettiamolo da parte. Senza lavare il boccale, mettere la cipolla e tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. Ed insaporire per 4 minuti a 120 gradi, velocità 3. Unire i pomodori secchi. Ed azionare il bimby per 10 secondi a velocità 5. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'acqua il sale il pepe ed azionare il bimby per 8 minuti 100 gradi velocità 1. Aggiungere la pasta e cuocere per il tempo indicato sulla confezione, che nel nostro caso è 11 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il tonno amalgamare con la spatola ed azionare il bimby per 2 minuti senza temperatura antiorario, velocità soft. La pasta è pronta, impiattare, spolverizzare con il prezzemolo tritato e servire. Penne, tonno e pomodori secchi. Grazie e alla prossima ricetta!